Ecco, la tentazione più forte arriva sempre e solo dopo una preparazione alla fede. Senza fede non c'è tentazione. Gesù mio, io vi amo con tutti i cuori, vi raccomando ancora a tutti i poveri peccatori. La tentazione più forte, la tentazione che può meritare veramente questo nome, che si fa continua lotta, lotta intellettuale sul modo di pensare Dio, lotta psicologica sul relazionarci con Lui, lotta affettiva su come lo sento nel cuore. La tentazione poggia sempre un piede sulla verità. Di questo ne dobbiamo essere, secondo me, coscienti. Non parte mai dal tutto negativo. Parte sempre da una verità. La vita umana fondamentalmente si trova come immersa in una selva di precetti e di prescrizioni. Però in questa selva Gesù si è posto in una posizione particolare, ha come aperto una breccia e ci ha permesso non tanto di trovare precetti o prescrizioni, ma ci ha permesso attraverso questa breccia che apre di incontrare e distinguere questi due volti. Sono il volto del Padre, quello con la P maiuscola, il volto di Dio Padre e il volto del Fratello. Il nostro cammino di discepoli, che pur sarà sempre tentato, ma dentro questa tentazione non saremo mai abbandonati.